Colpo al Sisa, in due incappucciati armati di pistola hanno assaltato ieri sera a Trapani il supermercato Sisa di via Salemi, fuggendo con la cassa. Indagano i carabinieri. Birgi allerta: sulla base militare schierati ieri sera 4 caccia del 51esimo stormo ai fini di aumentare la sorveglianza nell'area dei paesi del Nord Africa. Riflessioni e valutazioni. Il penalista Ettore Randazzo è stato il protagonista del convegno che si è tenuto questa mattina al Palazzo di Giustizia di Trapani sul ruolo e funzione degli avvocati. Il libro di Catena Fiorello ha preso il via ieri a Trapani, la rassegna letteraria Hitbook curata dal giornalista Giacomo Pilati, prima ospite la sorella del noto showman. E per lo sport, fischio d'inizio, alle 15 il Trapani scenderà in campo a Terni per la prima partita del girone di ritorno, intanto il DS Fagiano blinda Coronado. Il racconto del cane Leo, preso a fucilata a Favignana, ha battuto tutti i record di visualizzazioni del nostro gruppo editoriale. A lui dedichiamo questo amaro primato nella seconda edizione del nostro TG, il comunicato di Telesud sui fatti di questi giorni. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del TG Sud. Questi erano i nostri titoli e noi torniamo dopo la pubblicità con tutte le notizie e gli approfondimenti. Clinica iPhone. Riparazioni in un'ora, accessori originali. Clinica iPhone, via Fartella 145. Rapinato ieri sera a Trapani il supermercato Sisa di via Salemi. In due incappucciati armati di pistola hanno rapinato ieri sera un supermercato. Nel mirino dei banditi è finito il Sisa di via Salemi, nella immediata periferia della città. L'irruzione è avvenuta all'orario di chiusura. Sotto la minaccia delle armi, i malviventi hanno immobilizzato i dipendenti, fuggendo poi con il contenitore di uno dei registratori di cassa che hanno scardinato. Portato a compimento il loro progetto, i responsabili dell'incursione sono riusciti a fare perdere le proprie tracce, con la rifurtiva ancora da quantificare. Non si esclude, ma per il momento si tratta soltanto di una ipotesi, che ad attenderli fuori dal locale c'era un terzo complice che faceva da palo. Scattato l'allarme sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, impegnati nei servizi di controllo del territorio disposti dal comando provinciale per prevenire e reprimere gli episodi di microcriminalità. I militari dell'arma hanno già provveduto ad ascoltare i dipendenti del supermercato Sisa alla ricerca di qualche elemento che li possa mettere sulla pista dei rapinatori, che per il momento non hanno né nome né volto. Qualche particolare in più potrebbe venire fuori dalle telecamere di videosorveglianza collocate nella zona teatro della rapina e da quelle di cui è dotata l'attività commerciale. La circostanza che gli autori del colpo abbiano agito travisati lascia pensare a malviventi del luogo. I banditi hanno agito con celerità e disinvoltura, a testimonianza che l'assalto non è stato improvvisato, ma studiato nei minimi particolari. È ancora da quantificare il denaro custodito nel contenitore che i rapinatori hanno portato via. I posti di blocco istituiti dai carabinieri nella via d'uscita della città non hanno dato alcun risultato. Dei malviventi, insomma, nemmeno l'ombra. Personale della forestale ha sequestrato un pappagallo e denunciato una dirigente del comune di Trapani. Culmina nel sequestro di un pappagallo e nella denuncia di una dirigente del comune di Trapani il blitz seguito dal personale della forestale alla villa comunale Margherita. Ad essere segnalata alla procura è stata Rosalia Quattrosi, responsabile del settore territorio e ambiente del comune, chiamata ora a rispondere davanti all'autorità giudiziaria di detenzione illegale di pappagallo di specie protetta. Sulla provenienza del volatile la donna non avrebbe saputo fornire alcuna spiegazione, anzi si sarebbe resa protagonista di un vivace battibecco con una collega alla quale avrebbe cercato di addossare ogni responsabilità. Il pappagallo della specie Amazzone guance gialle, protetta dalla normativa CIVES, era custodito in una voliera all'interno dei giardini pubblici. È stato trovato peraltro sprovvisto di coda e mostrava segni di insofferenza da imputare verosimilmente a qualche patologia. Dopo essere stato visitato dai veterinari dell'ASP di Trapani, il pappagallo è stato sottoposto a sequestro
e affidato in custodia giudiziale al medico Antonino Schifano, esperto in ornitologia e animali esotici. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Trapani per rimuovere i rami pericolanti degli alberi collocati a Piazza Generale Scio davanti alla casa del mutilato. A darne l'allarme questa mattina sono stati gli abitanti della zona che hanno fatto la segnalazione al comando della Polizia Municipale. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza degli alberi al fine di scongiurare in tal modo situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. I tronchi peraltro sono ridotti in pessime condizioni, addirittura un palo dell'illuminazione ormai in disuso si è conficcato nel tronco di un albero indebolendolo. Piccola rivoluzione alla questura di Trapani e nei commissariati della provincia. La questura ha un nuovo assetto organizzativo alla luce dei recenti trasferimenti di alcuni funzionari e l'assegnazione di un nuovo commissario proveniente dalla Scuola Superiore di Roma, Salvatore Avvento, che è diventato il nuovo dirigente del commissariato di Marsala. La riorganizzazione ha anche interessato i commissariati dislocati in provincia. Damiano Lupo, proveniente dal commissariato di Sciacca, è stato assegnato all'ufficio di gabinetto in sostituzione del commissario Stefano Maniscalco, che è stato trasferito a Palermo. Il vicequestore aggiunto Lisa Lamarca, già dirigente del commissariato di Castellammare del Golfo, invece, è stato assegnato all'ufficio logistico della questura. Un vuoto che è stato ricoperto da Filippo Livolsi, proveniente dal commissariato di Marsala, dove svolgeva l'incarico di funzionario addetto. È stato lui ad assumere la dirigenza del commissariato di Castellammare. Il commissario capo Alessandro Scardina, proveniente dalla questura di Enna, dove svolgeva l'incarico di funzionario addetto alla squadra mobile, infine ha preso il posto del commissario capo Claudio Valenti, che è stato trasferito presso l'undicesimo reparto mobile di Palermo. Di sconti e sconti. Da noi trovate tutte le taglie comode fino alla 10XL, scontate fino al 30%. Sconti dal 30% fino al 60% su tutto l'abbigliamento. Abito da 59 euro, giacca da 49 euro, pantalone da 31 euro, camicia e maglieria da 19 euro, giacconi da 39 euro. Prima Visione Store, via Vito Sorba 10, a Trapani. Sulla base militare di Trapani Birgi, schierati ieri sera 4 caccia AMX del 51esimo stormo ai fini di aumentare la sorveglianza nell'area dei paesi del Nord Africa. Ieri, mentre le redazioni dei giornali e delle televisioni erano per lo più impegnate a monitorare le condizioni meteorologiche della nostra provincia, annunciate in costante deterioramento da appositi bollettini della Protezione Civile, improvviso è giunto un comunicato dello Stato Maggiore della Difesa. Poche righe per annunciare che 4 caccia MX del 51esimo stormo di stanza Istrana sono stati dislocati sulla base di Trapani Birgi nell'ambito di un'operazione volta ad incrementare le capacità di sicurezza e di acquisizione di informazione nell'area dei paesi del Nord Africa. Tanto è bastato per spostare le attenzioni sulla nuova notizia, anche se il contenuto della stessa, chiarendo il senso dell'iniziativa, faceva in modo che si evitassero pericolosi allarmismi. Nessun assetto di guerra, infatti, ma soltanto l'esigenza di monitorare da vicino le condizioni di un paese di notevole interesse economico, quale la Libia, dopo i recenti tentativi di penetrazione da parte dell'ISIS e i recenti attacchi ai pozzi petroliferi dell'est di quel paese. I velivoli AMX Ghibli atterrati ieri a Trapani sono velivoli in assetto di ricognizione e non di bombardamento, e il loro obiettivo è solo di intelligence. La misura odierna e la missione loro affidata nella circostanza si va ad inserire tra quelle precedentemente adottate dal nostro governo nell'area del Mediterraneo e conosciute come operazione Mare Sicuro, posta in essere a suo tempo a tutela dei molteplici interessi nazionali e per assicurare coerenti livelli di sicurezza. Il TAR ha dato ragione al comune di San Vitolo Capo. È stato infatti bocciato il ricorso avanzato da alcuni privati e da alcune associazioni contro la delibera adottata dall'amministrazione comunale nel dicembre del 2014, con la quale veniva emanato il nuovo regolamento che disciplina l'utilizzo di spazi e aree pubbliche. A destare contrarietà era stata soprattutto la norma che vieta l'installazione di strutture fisse per gli esercizi pubblici, privilegiando di contro l'uso di ombrelloni a protezione dei tavolini nel periodo giugno-settembre e la possibilità di installare ad esso aperti nel periodo ottobre-maggio.
Il ricorso presentato, con il quale veniva chiesta per motivi tecnici ed amministrativi l'annullamento della delibera, aveva fatto in modo che il TAR nell'aprile scorso, in prossimità della stagione estiva, decretasse la sospensione dell'atto, bloccando l'entrata in vigore del nuovo regolamento. Oggi a quella delibera viene invece restituita piena legittimità. Il ricorso non merita accoglimento ed il provvedimento del Comune risulta debitamente motivato. Questa, lapidaria, la sentenza pronunciata oggi dal TAR, con la quale viene data via libera al deliberato dell'amministrazione Rizzo. Di grande apertura il commento del primo cittadino che, invitando a mettere da parte le polemiche e ritrovare coesione e collaborazione tra amministratori ed amministrati, ha manifestato piena disponibilità ad un confronto sereno e proficuo. Chiaro il riferimento alla possibilità di apportare al nuovo regolamento alcune modifiche, certo comunque che alla fine esso incontrerà il generale gradimento di clienti e turisti, sullo sce peraltro di recentissimi riconoscimenti attribuiti al Comune, quale ad esempio, buon ultimo, il Best Sicily per la enogastronomia. L'avvocato siracusano Ettore Randazzo è stato il protagonista del convegno che si è svolto questa mattina al Palazzo di Giustizia di Trapani. Avvocatura e cultura, il titolo del convegno che si è svolto questa mattina nell'aula Giovanni Falcone, organizzato dall'APEC e Giusto Processo, di concerto con la Camera Penale di Trapani e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, è stata occasione per una riflessione sul ruolo e sulla funzione sociale dell'avvocato. Ospite d'eccezione il penalista siracusano Ettore Randazzo, autore dei libri L'Avvocato e la Verità e Doppio Inganno. Ma sono un parto gemellare eterozigoto, nel senso che sono nati insieme, sono diversi, uno è un piccolo saggio, l'altro è un romanzo, che si occupano della stessa cosa, cioè della funzione dell'avvocato. Sono rivolti a chi non conoscono, perché non sono addetti ai lavori, qual è la vera nobiltà della funzione dell'avvocato, la sua necessità a garanzia della libertà di tutti, e si spiega quanto sia importante che chiunque abbia il diritto di essere assistito, cioè che ci sia qualcuno che garantisca il suo diritto al giusto processo. Si tratta di garanzie costituzionali che sono di tutti noi, sono un patrimonio irrinunciabile di ogni cittadino e non soltanto dell'imputato. L'avvocato vero, l'avvocato è quello che non si tura il naso nel difendere il cosiddetto colpevole, che poi colpevole può essere soltanto con la condanna definitiva. Bisogna difendere tutti in uno Stato civile, da Bin Laden al lupo cattivo. Solo così si contribuirà a fare giustizia davvero. Quanto è difficile oggi fare l'avvocato? Fare l'avvocato è un mestiere stupendo, ma difficile. Difficile perché siamo tantissimi, difficile perché c'è un grande pregiudizio nei confronti della nostra categoria. C'è molta patologia, non si guarda alla fisiologia dell'avvocato, della sua funzione, ma si guarda alla patologia dei tanti che purtroppo, come in ogni categoria, non la nobilitano di certo. Si è conclusa nei giorni scorsi la visita del comandante del secondo comando delle forze di difesa, il generale di corpo d'armata Luigi Francesco Deleverano, al 6° reggimento bersaglieri di Trapani. Il generale ha incontrato il personale militare e civile che opera nella caserma ed è stato accolto dal comandante del distaccamento della brigata Aosta, il colonnello Corrado Benzi, e dal comandante di reggimento, il colonnello Antonino Poma. La scuola secondaria di primo grado Antonino De Stefano di Erice effettuerà nei giorni 18 e 19 gennaio l'open school dalle 16 alle 19. Gli incontri prevedono dei laboratori per gli alunni ospiti, tutorati da docenti e dagli alunni della scuola, e per i genitori la visita dei locali e l'illustrazione dell'offerta formativa con i nuovi indirizzi che, assieme a quello sportivo che ha preso avvio lo scorso anno con grande successo, offrono una scelta mirata e consapevole ai genitori. Ha preso il via ieri la rassegna letteraria enogastronomica dello scrittore Giacomo Pilati, Eatbook. Ospite del primo appuntamento, l'autrice televisiva Catena Fiorello, che ha presentato il suo libro Dacci oggi il nostro pane quotidiano. È una storia che racconta un po', diciamo, un insieme di elementi, proprio un insieme di elementi della sicilianità. Perché la Sicilia si rappresenta in tante cose, no? Anche ne parlavamo proprio oggi, che cosa significa essere siciliani? Sì, attraverso la tavola è una manifestazione importante del cibo, ma anche in quella, come dire, nella,
nell'essere quasi assuefatti alla fatica, le cose sono più complesse, più difficili. Ecco perché dicevamo, quando poi, come mai tanti siciliani quando vanno ed emigrano fuori dalla Sicilia spesso diventano dei numeri uno, no? In tanti campi, non solo parliamo non solo dello spettacolo, quelli si conoscono di più, ma nell'arte, nella cultura, nella medicina. Perché siamo avvezzi proprio alla fatica, cioè bestie da soma che sanno faticare e che quindi poi per loro la vita è più facile. Il cibo fa parte comunque in qualche maniera di quel concetto del sacrificio, perché non a caso il mio libro si intitola Dacci oggi il nostro pane quotidiano, che è una frase estrapolata dal Padre Nostro e che forse indica per eccellenza il concetto del cibo per la nostra famiglia, quindi non solo per la mia ma per tante altre persone. Cioè il pane è la dignità delle persone, il pezzo di pane. Infatti il pane spesso rappresenta anche cosa? Proprio un concetto dell'essere, della propria dignità. Cioè quel pezzo di pane. E io racconto come quel pezzo di pane se lo sono guadagnato mia madre, faticando sin da ragazzina, e mio padre che caricava pietre perché stavano, diciamo, veniva su la stazione di Giardini Letoianni, e mio padre a 8 anni cominciò a caricare pietre. E ieri l'autrice assieme a Giacomo Pilati sono stati nei nostri studi per registrare una trasmissione che trasmetteremo mercoledì prossimo. Adesso per noi pubblicità, ma torniamo con la ricca pagina sportiva. Nuovo Kia Sportage. Entra in Sportage Fast Track. Potrai essere tra i primi ad avere il nuovo Kia Sportage. Automondo, unica concessionaria a Trapani Kia Motors. Il calcio è tutto pronto per la prima partita del girone di ritorno. Alle 15 il Trapani affronterà in trasferta la Ternana. L'attesa è finalmente finita. I tifosi del Trapani alle 15, sciarpa al collo, si ritroveranno sul divano in trepidante attesa. Dopo 19 giorni di astinenza, possono finalmente gustarsi i 90 minuti della propria squadra del cuore. Circa un centinaio invece tifosi che si sono recati direttamente al Libero Liberati. La Ternana in questa pausa ha ceduto di Andal Martina Franca e nella partita di oggi non potrà affidarsi a Valient, Vitale, Loporto, ma soprattutto a Ceravolo, fermo per una lesione muscolare al polpaccio. Mister Breda metterà in campo un 4-2-3-1 con Avenatti unica punta davanti a Duganzic, Falletti e Furlan. Per quanto riguarda invece il Trapani, 3-5-2 per Cosmi con Nicolas tra i pali, Fazio, Pagliarulo, Perticone in difesa, Eramo, Cavagna, Barillà, Coronado e Rizzato, Citro e Torregrossa. Verso il forfè quindi Scognamiglio, a riposo Scozzarella, non in ottime condizioni. Nizzetto quindi dovrebbe subentrare. Che partita sarà? Beh, in conferenza stampa l'allenatore Granata è stato chiaro. Tutte le partite di oggi sono un enigma. Quando si rientra da una sosta lunga non si possono fare previsioni. Intanto continuano le indiscrezioni di mercato. Una che aveva fatto Capolino ieri è stata subito arrestata dalla società Granata con un comunicato del direttore Faggiano in merito all'interessamento reale del Chievo che tramite il suo DS Luca Nember aveva espresso apprestamento per Coronado. Non esiste nessuna trattativa. Coronado non si muoverà da Trapani almeno per un paio di motivi. Innanzitutto l'abbiamo preso in estate, scommettendo su di lui ed i risultati fin qui conseguiti ci hanno dato ragione. Pertanto non vediamo il motivo per cui dovremmo privarcene nella seconda parte del campionato. In secondo luogo, un eventuale trasferimento del calciatore sarebbe tecnicamente complesso, in considerazione del fatto che Coronado ha un contratto con il Trapani con la formula del prestito con diritto di riscatto ed è attualmente di proprietà di una società non italiana, il Floriana di Malta. Circostanza questa che renderebbe ancora più difficile il suo passaggio ad un'altra squadra in questa finestra di mercato. Per quanto riguarda invece l'affare De Iola, risolti i problemi a centrocampo, il Cagliari dovrebbe finalmente lasciare andare il giocatore. Altri nomi sono stati accostati al Trapani: Matteo Ricci, centrocampista classe 94 del Pisa, e Francesco Nicastro, attaccante del 91 della Juve Stabia. Entrambi però sono blindati dalle proprie società. Quindi nulla di fatto fino a questo momento. La sessione di mercato chiuderà il prossimo 2 febbraio. Intanto godiamoci Ternana Trapani.
Correggiamo subito la formazione che è questa: Nicolas tra i pari, Fazio, Pagliarulo, Perticone in difesa, esterni di centrocampo Eramo e Rizzato, centrali Scozzarella, Coronado e Nizzetto. Le punte sono invece Torregrossa e Nadarevic. Andiamo a vedere la schermata di questa 22esima giornata del campionato di Serie B, la prima del girone di ritorno. L'anticipo si è giocato ieri sera tra Spezia e Bari, terminato 0-0. Le partite di oggi: Ternana Trapani, Pescara Livorno, Lanciano Provercelli, area di derby tra Avellino e Salernitana, Como Perugia, Vicenza Modena, Latina Novara, Brescia Cesena si giocherà domani alle 17.30, invece lunedì sera alle 20.30 i posticipi, il posticipo del vertice Crotone Cagliari ed Entella Ascoli. Passiamo invece adesso al basket, rifinitura mattutina per la pallacanestro Trapani che domani alle 18 affronterà in casa Dertona Basket, ex di turno che è Nette Viglianisi che proprio con la maglia di Tortona conquistò la promozione in silver. Squadra tosta e ben organizzata quella di Demis Gavina, ascoltiamo Claudio Tommasini. Penso che da parte di tutti dopo la sconfitta ai supplementari ci sia molta carica. In più pensiamo all'avversario, che forse è stata la trasferta che abbiamo sofferto di più, dove il divario a fine partita era più alto, e quindi sicuramente tutti quanti ci teniamo a fare un'ottima partita. E abbiamo fatto due trasferte, quella di Barcellona non era una partita da sottovalutare, l'abbiamo affrontata molto bene. E Omegna abbiamo avuto dei problemi durante la partita, che sicuramente ci siamo intestarditi troppo a cercare il tiro da tre punti. E adesso che giochiamo in casa di nuovo, finalmente davanti al nostro pubblico, speriamo di riuscire ad esprimerci al meglio. Quello su cui stiamo cercando anche di lavorare, cioè su magari riuscire a coinvolgere tutti quanti, a volte ci riusciamo e a volte magari quando siamo un po' in difficoltà cerchiamo di affidarci un po' troppo forse alle soluzioni personali. Credo che sia un problema che capiti poi anche questo in tutte le squadre, e noi comunque durante la settimana cerchiamo sempre di far sì che la palla giri e che si arrivi anche a tirare al 24esimo. E più che una presentazione deve essere appunto una conferma, dimostrare al nostro pubblico che anche nel 2016 in casa e anche fuori, ma soprattutto in casa, saremo pronti a lottare su ogni pallone. Da sempre riconosciuta da lui come squadra temibile, Ducarello conferma le sue impressioni. Conoscendo un pochettino i giocatori di la composizione della squadra di Tortona, io avevo detto che loro hanno i migliori americani, lo ribadisco, perché Damon Brooks è un eccellente giocatore, perché Derrick Marks è un giocatore giovane che ha un grandissimo potenziale, però allo stesso tempo ci hanno Reati che credo due anni fa o tre anni fa era stato a Verona e ha lottato sempre per salire, e Luca Garri che è un giocatore che ha fatto la Serie A, e un giocatore come Marco Spisso che comunque io conosco abbastanza bene e ha attributi e personalità, e credo che la posizione in classifica attualmente rispecchia anche il valore della squadra. È una squadra allenata anche da un caro amico e un ottimo allenatore come Demis Gavina, che è un allenatore molto esperto di questo campionato, e i risultati gli danno ragione, e quindi è una squadra che comunque fino alla fine lotterà per arrivare tra le prime quattro posizioni. Io credo che in queste 17 partite non ho mai messo le mani avanti, anzi ho cercato di dire sempre a voi tutti il valore di ogni squadra, però ho sempre rafforzato sempre l'idea che mi augurerò sempre che durante gli allenamenti noi abbiamo la squadra completa. Significa che alcune volte noi ci alleniamo sempre in 8, in 9, in 10, manca un pezzo importante, una volta Tommasini, una volta Filloi, la settimana di lavoro contro Barcellona per esempio Filloi è stato fermo per circa 10 giorni, non potevamo provare determinate cose, e quindi dopo alla fine quando tu non hai la possibilità di essere pratico durante l'allenamento, ritorno al concetto che vi dicevo tempo fa, nella pallacanestro non si può inventare nulla. Quindi io mi auguro che nel futuro, nel presente, che ancora non ce l'ho ahimè, ma soprattutto nel futuro la squadra possa stare bene, per cercare anche di trovare la giusta maturità e la giusta esecuzione soprattutto nel momento clou. E con questo ripeto, io non voglio mettere le mani avanti, però è anche un dato di fatto,
che io attualmente ho. Credo che anche le altre squadre hanno questo tipo di problematiche, perché quando c'hai un raffreddore, un'influenza, un infortunio, è chiaro che anche le altre squadre hanno delle problematiche. Ad arbitrare la gara Sergio Noce di Latina, Andrea Longobucco di Ciampino e Alex D'Amato di Roma. Vediamo anche la schermata con le partite di questa 17esima giornata del campionato di A2 Ovest. Siena Scafati si giocherà stasera alle 20.30, invece domani alle 14.15 sarà la volta di Biella Casale Monferrato. Sempre domani alle 18 Casal Pusterlengo Barcellona, Trapani Tortona, Reggio Calabria Omegna, Roma Ferentino, Rieti Latina, Agropoli Agrigento. Andiamo in Serie B a vedere quali sono le partite di questa terza giornata del girone di ritorno. Gelbison Aversa Normanna, Palmese Cavese, Vibonese Siracusa, Agropoli Leonfortese, Noto Sarnese, Reggio Calabria Roccella, Gragnano Rende, Frattese Marsala, Scordia Vigo Ramezia, Riposa Due Torri. Ad arbitrare Frattese Marsala sarà il signor Gabriele Citarella di Matera, assistenti Francesco Bruni di Brindisi e Paolo Laudato di Taranto. Chiudiamo con gli appuntamenti su Telesud. Questa sera alle 19.40 alle 22.40 andrà in onda il nostro magazine. Adesso per noi pubblicità, ma torniamo qui sempre in diretta con la nostra seconda edizione del TG. Io come sempre vi aspetto. We'll be right back.